sono accorto 20 anni dopo questa storia, perché andando da, lo raccontavo prima, anch'io ho fatto un periodo di docenza alla scuola di Mogol, al CET, e quando sono i primi giorni, quando andavo, c'erano gli allievi, le persone che erano lì, i ragazzi che avevano 25, 30, 31 anni, mi chiedevano, io so che tu hai scritto delle canzoni per i cartoni animati. Sì, che cosa hai scritto? Ho scritto Gundam, no, ho scritto Judo Boy la prima cosa. Quello che ha fatto forte è Judo Boy. L'ha suonata, l'ha cantata a memoria con tutte le parole come se l'avesse imparata il giorno prima. È stata una sorpresa. Una sorpresa enorme. Quando poi dove ho fatto Gundam, si sono spostati tutti i ragazzi che stavano intorno, che erano distanti. Questo l'ha suonata, l'ha cantata diretta, così come ripeto come se l'avessi fatto il giorno prima, e tutti la cantavano, e io non me la ricordavo quasi neanche io, perché l'avevo fatta e realizzata praticamente 20 anni prima. Da quel momento in avanti poi ci sono stati Luigi, Francesco, questi che hanno organizzato delle manifestazioni per i cartoni animati. Io ho ripreso contatto con quelli, con gli ex bambini, diciamo, come è un ex bambino pure lui, un ex bambino pure Francesco, che ancora oggi amano queste canzoni come se fossero ancora bimbi, bianchi loro. Ecco, allora chiediamo proprio a Dario una cosa. Cosa pensi, Dario? Allora, Tipopedia, un sito internet, quanto è stato importante internet proprio per aumentare il successo di questi siti, ma forse ancora più che per alimentare un successo, o meglio, da una parte per farle ricordare, per riscoprirle, dall'altra parte invece quasi per tra virgolette insegnarle ai ragazzi più giovani, perché la cosa incredibile, la memoria storica, la cosa incredibile è che magari tante volte anche adesso ragazzi di 15, 18 anni, 20 anni conoscono queste sigle benissimo. Allora, internet quanto si fa sul music? Internet quanto è importante? I forum di discussione quanto? Sono fondamentali, perché permettono a ragazzi di tutta Italia che difficilmente possono incontrarsi di persona dal vivo, di conoscersi, interagire, parlare, discutere di una passione comune a costi pressoché nulli. Quindi direi assolutamente fondamentale. C'è da dire che la nostra passione è cominciata alla fine degli anni 90, metà degli anni 90, quando internet ancora non era molto diffuso. Comunque nelle fiere del fumetto a Lucca, a Milano, a Roma c'era la possibilità di conoscere altri ragazzi, e quindi si creò quel gruppo che andò a intervistare i vari artisti qui a Roma anche prima della diffusione capitale di internet. Però certo, prima eravamo 10, adesso siamo 100, 200, 300, non basta vedere qui la gente alla fiera. Veramente tanti. Allora, nei preziosi appunti che mi ha passato Dario, prima parlavamo, come ha detto Mariano, della genesi di una sigla. Io volevo girare la domanda anche a Claudio Maioli, cioè in questo appunto che mi lasciava Dario, diceva, insomma, gli pareva di ricordare di aver letto che per realizzare la strofa di Kevin Corriero ha riadattato un motivo composto un anno prima per uno spot pubblicitario. Sì, è vero. Sì. Ecco, appunto, quindi in alcuni casi ci si riutilizzano magari delle idee che si hanno da una parte, cioè questa forse la metto da una parte e poi si ritira. Ecco, com'è nata? Sì, nel momento in cui io l'avevo lì, non è che l'avessi messa da parte per chissà quale investimento, è capitato, mi è venuta in mente per chissà quale associazione bizzarra, delle miliardi di associazioni che facciamo ogni momento. Ma nel caso di Kenny Corriero, ad esempio, lei aveva già visto... Ma ce la facciamo darci del tu. Sì, certo. Avevi già visto il cartone animato? Dunque, il cartone animato... In realtà molti altri casi di sì. Il cartone animato non l'ho visto tuttora, però mi hanno fatto vedere una specie di trailer in cui c'era, immagino, il succo e la filosofia della serie. Mi hanno fatto vedere un montaggio di pezzettini che ritenevano significativi, sia per me sia soprattutto per il paroliere Lucio Macchiarella, che non c'è mai in queste circostanze, ma che va ricordato, perché gode di ottima salute naturalmente, va ricordato perché le ha scritte tante e molto belle. E per cui sì, ci hanno fatto
esisto, sì. Sì, mi hanno, io frequentavo l'RCA e un giorno mi hanno proposto questa cosa qua, che era la seconda sigla in tutto che io facevo, perché qualche anno prima mi avevano proposto di scrivere Parte ragazza del baseball, l'avevo fatto, non l'ho cantata io, la cantarono le Mele Verdi e poi 3 anni dopo questa qua. Comunque anche nel caso di Pat, sì, la consuetudine era questa, come diceva anche Mariano prima, si mostrano delle scene. Per il film a volte capita addirittura che ci sono registi che amano girare sulla musica e te la fanno costruire e comporre prima, e allora in quel caso se ne parla, per esempio, oppure ti danno in mano, c'è bisogno di leggere la sceneggiatura. Sì, la sceneggiatura, quella che in gergo tecnico, nella forma che in gergo tecnico si chiama storyboard, che è una, saprai probabilmente, è una serie di disegni molto simili ai fumetti a volte, che riproducono inquadrature significative. Ma so, e di sono per spiegare un po' come sarà il film. Sì, esatto, sì. Contengono di solito delle didascalie che sono dei pezzi significativi della sceneggiatura, dei dialoghi, eccetera. Ecco, prima Mariano parlava ha citato Mogol. Sì, che ho conosciuto. Esatto. L'abbiamo in comune anche lui. Avete in comune Mogol? Sì, l'ho conosciuto anch'io, sì. Il Claudio ha iniziato. Io ho cominciato con Lucio Battisti, la mia carriera nel pop, da professionista nel pop. Sì. Ecco, quell'incontro com'è stato? L'incontro è stato così, piacere Claudio, piacere Lucio. Già qualcosa. Insomma. Solo che io sapevo, lui non sapeva, per questo. L'album Anima Latina? Come dici? Per l'album Anima Latina, sì, nel 1974. Sì. Poi dopo mi confermò, mi rivolle bontà sua per il disco dopo che si intitolava Lucio Battisti, il contrabbasso, la batteria e che fu una buona occasione per me personalmente, umana e professionale, perché alla chitarra chiamò il povero Ivan Graziani e da quel momento diventammo quasi subito amici e collaborammo per diversi anni. Infatti qui c'è anche, diciamo, una lista degli artisti con cui hai collaborato, sì, di conosciutissimi, Ivan Graziani, sì, Venditti, Lauro, sì, Matti Bravo, sì. Insomma, sì. Sono stati, direi, tutti emanazione di quel primo disco con Battisti e della frequentazione di un luogo che allora per molti era mitico, il Mulino, Anzano del Parco in Brianza, a pochi chilometri da Seveso. Forse qualcuno sa o ha sentito dire che a Seveso ci fu un disastro ambientale pazzesco tanti anni fa, e noi eravamo lì e successe per esempio con Venditti una cosa piuttosto singolare dal punto di vista campanilistico, cioè Venditti, che è profondamente romano, come ha dimostrato più volte e continua a dimostrare, venne a fare il suo disco al Mulino perché voleva lavorare con i musicisti di Battisti, perché una cosa che ho constatato nel periodo in cui sono stato in mezzo a quel mondo lì è che a prescindere da tutti i gusti musicali, le tendenze e gli orientamenti, Lucio Battisti come compositore, Mariano me lo potrà confermare, era stimato da tutti i suoi colleghi come compositore, proprio come autore di canzoni. Ma sto divagando. No, è anche bello divagare, perché ovviamente sì, a me piace tanto, dietro di una sigla, sì, di cartone, sì, animato c'è molto di più, ci sono gli universi. Beh, sì, certo, sicuramente. Ma prima Mariano accennava alla valenza affettiva e mi fa piacere che l'abbia rilevato anche lui, che contrariamente a me ha venduto anche i dischi, perché in effetti la valenza affettiva significa immetterti in una rete di relazioni, tra l'altro grazie alle quali per esempio siamo qua, relazioni umane che ti riempiono letteralmente d'affetto. Per me è stato così, per me che ho fatto molto meno di Mariano nel settore, però è stata e continua a essere una continua scoperta. Un'altra scoperta per me è stata la trasversalità degli interessi, cioè una sigla come Kenny Guerriero ha interesse
interessato e coinvolto persone di età, si può dire probabilmente lo stesso con molte delle tue, di età, tendenze, orientamenti, professioni, credo, condizioni socioculturali molto 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 diverse, dall'operaio che si costruisce da sé il costume per partecipare al cosplay, al ricercatore, al filosofo ricercatore a Ginevra che fa ricerche sul linguaggio usato dai medici nei confronti dei pazienti, conosciuto l'Abbadia San Salvatore a Cartoon Village per esempio. A proposito di questo fenomeno, cioè del fenomeno del cosplay, che in queste fiere ovviamente, insomma, soprattutto negli ultimi anni la fa da protagonista, che effetto vi fa vedere magari un ragazzo vestito da Gundam, vestito da del guerriero, e voi siete, insomma, avete contribuito molto a far conoscere anche questo animato, lo sentite un pochino vostro, vi fa piacere, vi colpisce? Di quel mondo, insomma. Sì, facciamo, io però non mi sento quando vedo queste ragazze che simpaticamente sono vestite come personaggi. Non sento di aver contribuito neanche in minima parte. Perché? Forse sbaglio, sbaglio. Non è d'accordo, scoppia la polemica. No, non scoppia la polemica. No, che c'entra, ognuno l'ha preso come parte. Perché? No, perché succede che poi il brano viene preso anche al di fuori dal cartone animato. Quindi nel momento in cui lo ascolti all'esterno, lo ascolti fuori, lo cantano, non vedi più, è quasi come se la musica si staccasse dal cartone animato. Quindi io lo vedo una strada parallela a quella del cartone. Sono due cose avulse, sì, due strade separate. L'input visivo è quello che secondo me non dà, perché se non ci fosse stato il cartone animato, perché fosse stato solo la musica, ci sarebbe vestito con quel personaggio in una maniera diversa, perché la fantasia di ognuno avrebbe dato una risposta diversa, ma tutti quelli che si vestono come la canzone sua, come Gundam, quelli che sono vestiti così sono stati stimolati sicuramente dalla parte visiva, però ci devo ripensare. Allora sentiamo Claudio Maioli, poi sentiamo un'opinione super partes da esperto, cioè quella di Dario. Invece che abbiamo una seria responsabilità nel bene e nel male, quindi forse dovremmo sentirci anche in colpa ogni tanto. Per questa ragione che, visto il cartone, uno poi fa il resto delle sue faccende durante la giornata, ma le sigle se le porta sempre presso. E le sigle, naturalmente, soprattutto il testo, anche se poi diventa indissociabile evidentemente dalla musica. A me mi è stato detto che Ken è una bella canzone, che mi fa piacere, che sia considerata anche una canzone, non per forza una sigla. Le sigle dell'alto degli anni 70-80 hanno veramente una valenza musicale, un certo spessore, indubbiamente. Basti pensare alla linea di basso di tantissime di quelle canzoni. Come no, certo. Bellissimo. Però io credo che per quanto riguarda il cosplay e quindi l'entrata nel personaggio, come fanno gli attori che praticano il metodo Stanislavski, contribuisca il fatto di portarselo sempre appresso e quindi nella mente, se non vogliamo fare della retorica, nel cuore molti dicono, comunque portarselo sempre appresso significa che ti rimane appiccicato addosso anche quando lo stimolo visivo in quel momento non c'è. È una coda, secondo me, virtuosa o viziosa, a seconda di come la si pensi. Comunque, secondo me, invece, contribuiscono parecchio, anche perché poi c'è un fenomeno, ovviamente, se uno si traveste in quel personaggio, c'è un fenomeno identitario, è come un memo, è come un post-it continuo.